Una terza via della contrattazione collettiva di lavoro, rappresentata dai contratti CIFA-CONFSAL, tutt'altro che paragonabile a quelli pirata, anzi innovativi, sotto alcuni profili normativi e strutturali. È quanto emerge dalla ricerca dell'Università di Verona e del Centro Studi Incontra, presentata oggi nel corso di un evento organizzato da Fonarcom nella seconda giornata del Festival del Lavoro a Milano. Ora la parola spetta al CNEL, il cui presidente Tiziano Treu, intervenendo all'incontro, si è detto grato del contributo di ricerca, rivelando che proprio al CNEL il tema della qualità della contrattazione è affrontato molto spesso. Noi abbiamo anzitutto da combattere i contratti pirata, perché quelli sono un danno per le persone e per l'economia, però poi abbiamo il problema di valutare in modo comparato i contratti invece che sono migliori, quelli che hanno più qualità. Questa è una strada che è importante e noi siamo curiosi, io ho già avuto qualche input, il CNEL è assolutamente disponibile, finita la fase della denuncia dei contratti pirata, di analizzare la qualità e vedere quali sono i contratti che hanno più qualità, che fino adesso non si è mai fatto in modo organico. Si è sempre detto, beh, è bene che ci sia la qualità, ma qui c'è un tentativo di comparare, di misurare, in modo da capire effettivamente cosa vuol dire un contratto di qualità, un contratto migliore di un altro. Quindi, ma questa è una strada appena iniziata, bisogna andare avanti. Bisogna lavorare. Sempre. Grazie. Abbiamo scelto di confrontare due contratti collettivi di piccole e medie imprese di due settori strategici senza guardare l'universo dei contratti collettivi, ma scegliendone due e comparandoli, essendo stati sottoscritti questi da CIF e Compsal, comparandoli con quelli CGIL e CISA-UIL. Ovviamente abbiamo scoperto che il lavoro per essere serio deve essere minuzioso, per essere minuzioso è lunghissimo, lentissimo, complicatissimo, però è stato come dire immergersi all'interno dei contratti collettivi, cercare di capire come erano anche strutturati, che risultati potevano dare, guardando anche come tenevano nel loro complesso. E abbiamo quindi scoperto, e questo è un dato inequivocabile, che non esistono solo contratti leader, quelli tradizionali, e contratti pirati, quelli degli autonomi, ma che c'è un mondo nel mezzo di relazioni sindacali anche sane e che vogliono innovare, che vogliono scegliere anche altri percorsi. Abbiamo compreso quanto sia difficile comparare, ma quanto sia utile comparare, evitando di limitarci solo a un dato numerico di quanti siamo e andando a vedere invece dove c'è la qualità. Questa contrattazione collettiva non fa altro che valorizzare il capitale intellettuale, il capitale umano, va a valorizzare la persona. Oggi il mercato del lavoro è in profonda trasformazione e serve all'interno un team che lavori bene. Per lavorare bene ci vogliono regole condivise tra datore di lavoro e lavoratore. Oggi ci sono i contratti leader dei confederali, ci sono i contratti autonomi che fanno un po' di dumping. La nostra è una terza via, puntiamo molto sulla formazione, sulla crescita della persona, puntiamo molto per accompagnare la persona da un lavoro verso un altro lavoro. La persona cambierà parecchie volte il lavoro. La bilateralità deve stare accanto alle persone per far sì che nel momento in cui si perde il posto di lavoro si attivi subito un processo formativo, vengano date le competenze adeguate affinché si possa entrare in un altro posto di lavoro e si accompagna la persona verso un nuovo posto di lavoro. Alla luce dell'incontro di oggi, qual è il suo messaggio al CNEL? Di valutare con attenzione quello che sta succedendo. Si è aperta questa terza strada, è una strada certificata da un comitato scientifico attendibile. Cerchiamo di valorizzare chi tende di valorizzare il lavoro delle persone. Noi stiamo cercando di fare questo insieme a CONFSAL, CIF e CONFSAL hanno preso questa strada. Stanno cercando di creare una bilateralità a supporto per formare le persone quando sono in difficoltà e per far sì che possano fare apprendimento continuo. Abbiamo costituito il fondo sanitario, stiamo puntando alla costruzione di un fondo di previdenza complementare. Insomma, la qualità non si fa solo scrivendo un buon contratto collettivo, ma avendo una bilateralità forte a supporto che dia servizi veri.